eccoci pronti di nuovo a una nuova partenza. Questa volta si va a Londra e voglio portarti con me. Appena arrivato all'aeroporto di Ciampino, adesso mi dirigo verso i controlli. Ho pensato di creare questo primo vlog per farti venire dietro le quinte della mia prima attività, quella da networker, e ti accompagnerò a Londra verso la convention europea dell'azienda che sto seguendo. Questo vlog è per far capire le mie motivazioni del perché ho scelto di fare network marketing. Appena atterrati a Londra, adesso andiamo nel ritiro dei bagagli e al controllo dei passaporti e poi subito al primo giorno di convention. Perché fare network marketing? E qui veniamo già al primo punto. Perché innanzitutto ti fa viaggiare tantissimo e in secondo luogo ti fa avere delle esperienze completamente nuove. Tipo adesso sono appunto a Londra in Inghilterra, dove la guida è completamente al contrario. E cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo noleggiato un'auto. E questo comunque ti fa crescere tanto, a prescindere dall'auto, contromano, un po' di ebbrezza. E quindi questo è uno dei motivi del perché consiglio di fare network marketing. Ti rendi conto che forse tutte quelle idee, tutti quei concetti che abbiamo sin da quando siamo bambini forse non sono proprio corretti, o comunque sono giusti per noi ma forse non sono giusti per altri. Forse ci sono diversi modi di vedere le stesse cose. E questo è quello che ti può insegnare appunto il viaggiare, perché a volte ci mettiamo il paraocchi e non vediamo cose all'infuori di quello che noi pensiamo che sia la verità. E questo è il network, o comunque viaggiare ti aiuta tantissimo. Arrivati nel padiglione dove oggi faremo il primo incontro solo per i leader europei, dove appunto parleremo delle nuove strategie aziendali e dei nuovi prodotti. Eccoci nella prima sala dove oggi solo i leader europei si riuniscono per parlare di business. Eccoci qui, appena terminato il primo incontro di questi 5 giorni dove abbiamo parlato appunto delle nuove strategie dell'azienda e di come sviluppare al meglio la nostra attività. Perché sviluppare un'attività di network? Il secondo motivo semplicemente è che lo possono fare tutti, o comunque tutti si possono mettere in gioco, non è richiesto nessuna caratteristica in particolare. Puoi essere un dottore, puoi essere un operaio, può essere che non sei diplomato. Chiunque può fare attività di network marketing. Tutto è che deve avere l'umiltà di voler apprendere, l'umiltà di voler crescere in questa attività, o comunque di voler apprendere cose nuove. Quindi questo per me è il secondo motivo che mi spinge a fare questo tipo di attività, perché non ci sono pregiudizi e chiunque può diventare la persona che realmente vuole. Eccoci qua, appena iniziata la nostra seconda giornata, con un fantastico sole qui a Londra, un po' freschetto, e adesso andiamo al secondo giorno dove parleremo di costruzione della rete di network. Eccoci arrivati per il secondo giorno, oggi siamo molte più persone, quasi 1000 in sala, dove si parlerà di costruzione di rete, e domani ci sarà la vera convention di doTERRA europea. Appena arrivati in sala della convention. Stanno entrando tutte le persone per l'inizio della convention europea. Qui appena terminato il primo giorno di convention, adesso andiamo al centro di Londra per mangiarci qualcosina e per visitare questa stupenda città. Anche oggi ho avuto modo di capire perché fare network marketing. Il terzo motivo per fare un'attività di network marketing è che sei a contatto con tantissime persone che
sono propositive e positive e sono pronte a mettersi in gioco, a sfidarsi e soprattutto a dar meglio di sé. E questo oggi nel mondo del lavoro non lo trovi. Toccare un punto molto importante, che è quello dei falsi leader o comunque delle persone che ti fanno credere cose che non sono o comunque cercano di buttare cattiva luce su altre persone e forse perché vogliono nascondere qualcosa di loro. Questo per dire che nel network troverai tantissime persone, chi ti prometterà mari e monti, chi ti prometterà la luna o addirittura guadagni stratosferici dal primo mese. Vi posso dire che non è così, il network marketing premia la costanza, premia le persone che si danno da fare e continuano a farlo per tanto tempo e vogliono mettersi in gioco. Veramente il network ti può dare tanti guadagni o comunque darti i guadagni che tu desideri, ma con tanta costanza e tanto impegno, sicuramente non nel primo periodo. Chi ti mette i guadagni facili, soprattutto dai primi mesi, vi sta mentendo e state molto attenti. Questo è il primo campanello di allarme. Il network sì, ti permette di avere tutti i guadagni che vuoi in maniera illimitata, ma naturalmente con tanto lavoro alle spalle e sicuramente non nel primo periodo. Il mio consiglio è di scegliere un'azienda che ti appassiona per il prodotto o il servizio, per poi piano piano capire se può fare per te e da lì farla conoscere agli amici e far capire la potenzialità del prodotto o di quel servizio, comunque senza forzare più di tanto. Appena terminata la convention, che è durata per me oltre 3 giorni, dove ho preso tantissime informazioni per l'attività di network che sto sviluppando. Spero che in questo vlog che ho girato questi giorni, non so neanche se sarà mai completo perché è il mio primo e ho cercato di girarne sempre tantissimi, non sono mai riuscito. Spero di averti dato delle informazioni importanti per quanto riguarda l'attività di network marketing e perché doverla fare. Detto questo, ci salutiamo e ci vediamo al prossimo vlog. Ciao!